pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Primo tempo Sampdoria rasa, 3-1 il risultato per la Sampdoria. Andiamo a intervistare qualche giocatore della rasa. Ottaviano, primo tempo che vi vede in svantaggio di 3-1. Ci può stare lo svantaggio? Ci sta, anzi. Lo svantaggio ci sta. Se la mettiamo subito dentro la possiamo recuperare. Come mai? Sempre una questione di condizioni atletiche e di assenze, ma non per piangere, ma perché prenderci su. Quindi nel secondo tempo cosa serve per rimontare? Servirebbe un gol a inizio secondo tempo, per rilanciarci. Va bene, in bocca al lupo al secondo tempo. Andiamo da Sergio. Grandissima prova, soprattutto la tua doppietta se non sbaglio, cosa mi dici? Che è molto difficile, molto più di quello che ci aspettavamo. Sono proprio una buona squadra, giocano i gol, però non c'è gioco, non spero, nel secondo tempo ci facciamo un po' meglio a vincere. Va bene, complimenti all'altra squadra che è veramente forte. Va bene, dopo questo bellissimo messaggio di fair play possiamo chiudere il collegamento ricordando il risultato: Sampdoria 3, la Rasa 1. Ragazzi, sono quel dopo partita tra Sampdoria e la Rasa, partita terminata 7-2 per la Sampdoria. Sono qui con i due migliori in campo, Spino per per la Rasa. Partita diciamo terminata male, potevate fare qualcosa di più. C'è stato un rigore non concesso, però tutto sommato la squadra avversaria ha meritato la vittoria. Vabbè, comunque ce l'avete messa tutta, avete provato a spingere fino alla fine. Sì, ma ce l'abbiamo avuto, il portiere bravo, qualche gol mangiato. Troppo direi, un po' troppi. Va bene, Spano, qualche ringraziamento a qualcuno? A mio zio Gigi Ottaviano, che diciamo è il capitano della nostra squadra, che mi ha portato ora per la prima volta. Davvero un bel torneo. Spero di venire anche la prossima settimana. Va bene, grazie Spano, alla prossima. Mastro Giovanni, MVP. tanti gol, una buona prestazione. Raccontaci un po' questa gara. Vabbè, diciamo è andata bene, siamo stati abbastanza cinci sotto porta, tranne col parente solito. Vabbè, sì. Il falegname della squadra. Però pure con Toni il gioco si ferma, però più o meno ci abbiamo fatto. Allora hanno sbagliato molti gol, noi siamo stati più cinici. Mancava Leone, comunque è il nostro punto di inizio per l'azione. Poi ripeto, c'era Toni in campo, quindi sembrava quasi meno. E questo. Vabbè, comunque diciamo non c'è stati molto cinici. Vabbè, col parente è stato molto cinici. Scrivere queste cose. Io comunque, di questa Sampdoria quest'anno, vabbè, il solito arrivare sempre minima semifinale, anche siamo sempre squadre più forti noi proviamo a giocarcela con tutti, però sappiamo che comunque è difficile. Ci proviamo. C'è qualche ringraziamento, vabbè, alla Campagnola, a Leone, a Tono, questa gente che non esiste, vabbè, la Campagna soprattutto, vabbè. Dobbiamo fare un viaggio a Mirabilan tutti quanti insieme, poi chi capisce vuole capire, capisce, vabbè. Belli questi, vabbè, grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti.